E qui con noi Alessandra Bongio, di Bongio, che ci racconta la filosofia dell'azienda. Ciao a tutti, allora siamo qua al Bosco Hotel questa sera insieme, proprio perché stiamo inaugurando questa pop-up window che sposa, diciamo, l'azienda in questo periodo, proprio perché abbiamo in pancia all'azienda c'è questo nuovo progetto da 2 anni, Bongio Casa, e la nostra poltrona, la Suite Ingrid, con questo nome, poi avrete avuto modo di apprezzarle in più vesti, ha un nome rigoroso, quasi nordico, ma si presta ad essere vestita e interpretata in più maniere. Quindi questa volta siamo stati chiamati dall'architetto Danilo Reale, che ringraziamo, che ha selezionato la nostra poltrona proprio perché vestiva questa vetrina e sposava quello che era la sua idea di pop-up window. E con i colori, insomma, che richiamano, diciamo, un po' il cubo di Rubik, un po' Mondrian. Per questo l'abbiamo chiamata a tributo a Mondrian e diciamo che, insomma, questo è il motivo di questa serata. Ci piace portare in quello che sono i nostri prodotti quello che è un progetto di comunicazione. Io sono da poco in azienda, ma quella che è la filosofia dell'azienda dal 1936, quindi un'azienda che è da 80 anni nel mercato, nel mondo dell'arredo bagno e della rubinetteria specialmente, ha sempre cercato di fare del prodotto un progetto di comunicazione, e questo, insomma, è quello che cerchiamo di portare avanti, credendo fortemente in quello che è i nostri progetti e i nostri valori dell'azienda, che sono poi cercare di portare il Made in Italy, ma non solo, la creatività italiana in tutto il mondo.